Nel 2020, sonde spaziali provenienti da un'ampia varietà di nazioni erano in viaggio verso Marte per effettuare una vasta gamma di misurazioni e indagini. È stata soprattutto la missione su Marte della NASA, Mars 2020, che si è mossa ed è stata una delle principali aree di interesse. L'obiettivo di queste indagini è soprattutto scoprire se la vita esiste davvero su Marte, o potrebbe essere esistita in un certo momento. Tuttavia, anche la valutazione delle missioni precedenti continua a fornire notizie interessanti. Ad esempio, l'analisi dei dati raccolti dal rover su Marte Curiosity. Questi mostrano che 4 milioni di anni fa si è verificata una cosiddetta mega inondazione sul pianeta rosso. Questo evento aumenta notevolmente la probabilità che la vita esistesse una volta su Marte. In questo video otterrai tutte le informazioni su Curiosity e i dati analizzati di recente, ma daremo anche una breve occhiata all'attuale missione su Marte della NASA, Mars 2020, e alle iniziative pianificate per il futuro. Se ti piacciono i nostri video, sentiti libero di supportarci con un pollice in su, iscriverti a Simply Space e restando sintonizzato per i video futuri. La missione del Mars Science Laboratory. Nel 2011 è stato lanciato il razzo con una sonda spaziale che trasporta il rover Mars Curiosity nello spazio. Nell'estate del 2012 la sonda è atterrata con successo su Marte e il rover ha iniziato il suo lavoro. Poco dopo l'atterraggio le prime immagini sono state trasmesse sulla Terra. Da allora il rover ha funzionato ininterrottamente, anche se originariamente era previsto per un tempo di esecuzione molto più breve. Curiosity è dotato di 10 diversi strumenti, utilizzati principalmente per misurare il clima, le radiazioni e i processi geochimici del pianeta. Tuttavia, il veicolo autonomo può anche prelevare e analizzare campioni di roccia. Queste sofisticate misurazioni potrebbero, nel migliore dei casi, identificare possibili elementi costitutivi della vita nei campioni. L'obiettivo principale delle indagini, tuttavia, è l'analisi dei campioni di sedimenti. Questo per rilevare se l'acqua era presente sul pianeta e se era solo solida, ghiaccio o anche liquida. L'area d'indagine del rover su Marte Curiosity. L'obiettivo delle indagini di Curiosity è il cosiddetto cratere Gale. Questo è un enorme cratere da impatto, con un diametro di circa 160 km. Una montagna gigantesca, l'Eolis Mons, chiamato anche Monte Sharp, sporge dal centro. Questa montagna è alta 7 km e si erge persino sopra il bordo del cratere. Ovviamente questa è una zona in cui si è verificato un enorme impatto di meteoriti molto tempo fa. Si dice che centinaia di diversi strati sedimentari siano stati depositati sia nel cratere stesso che su Eolis Mons, fornendo così un'opportunità unica per studiare l'evoluzione su Marte in un periodo fino a 4 miliardi di anni. Precedenti teorie sul cratere Gale. Il modo in cui si sono formati questi strati è oggetto di molte controversie. Ci sono teorie che fossero detriti trasportati dal vento, che si fossero depositate rocce vulcaniche e cenere, o che il cratere fosse una volta un lago ghiacciato pieno di ghiaccio e che i sedimenti si depositassero sotto la protezione del ghiaccio. Senza un'indagine dettagliata è impossibile verificare, smentire o confermare queste teorie. Queste considerazioni sono state fondamentali per la scelta del cratere Gale come sito di spiegamento del rover Curiosity. L'analisi dei dati potrebbe infatti fornire nuovi spunti su quanto accaduto nell'area del cratere. Si ritiene che qui si sia verificata una mega inondazione 4 milioni di anni fa. Prove di acqua nel cratere Gale. All'inizio, grazie ai dati ottenuti dai sedimenti, divenne chiaro che Gale Crater era effettivamente almeno parzialmente riempito d'acqua. I sedimenti mostravano luoghi dove l'acqua si muoveva nei torrenti, ma si potevano ricostruire anche acque stagnanti. Con la scoperta dei minerali argillosi, l'esistenza dell'acqua su Marte è stata chiaramente confermata, perché queste possono formarsi solo con l'aiuto dell'acqua. Potrebbero anche essere rilevati solfati idrati.
Anche le misurazioni dell'atmosfera e della radiazione planetaria hanno contribuito a dipingere un'immagine del primo Marte. Le attività geologiche e le condizioni geochimiche hanno permesso all'acqua liquida di esistere effettivamente sulla superficie del pianeta. Sulla Terra questo era un prerequisito fondamentale per l'emergere della vita. Queste scoperte hanno reso la vita su Marte ben all'interno del regno del probabile. Ma come funzionavano questi flussi e queste acque su Marte? È stato necessario condurre ulteriori indagini e prelevare molti più campioni di sedimenti. Depositi di sedimenti ondulati. Quell'acqua che scorreva attraverso il cratere Gale era già limpida. Ma fino a che punto potrebbe essere riconosciuto solo da un'analisi su scala più ampia? Sono stati identificati depositi di sedimenti a forma di onda. Questi suggeriscono che l'acqua si muoveva a un'enorme velocità fino a 10 metri al secondo. Impressionante, questo potere può anche essere spiegato dalla distanza delle onde sedimentarie. Alcune di loro sono a più di 100 metri di distanza e hanno un'altezza che raggiunge 10 metri. È difficile immaginare le masse d'acqua necessarie per la formazione di tali sedimenti. I confronti sulla Terra hanno mostrato che depositi di sedimenti simili si formano quando grandi quantità di ghiaccio si sciolgono. Un tale evento si è verificato sulla Terra 2 milioni di anni fa. Ma cosa potrebbe causare l'improvviso scioglimento di tali masse di ghiaccio? Un altro impatto meteorico su Marte? È necessaria una forza enorme per sciogliere grandi quantità di ghiaccio. La congettura più ovvia è che si sia verificato un impatto meteorico. Se questa teoria è corretta, questo sarebbe il secondo impatto massiccio di una meteora su Marte. Perché il cratere Gale, ovviamente, esisteva già da molto tempo a quel punto. Il calore rilasciato da questo secondo impatto ha fatto sciogliere la coltre di ghiaccio. Inoltre, una notevole quantità di anidride carbonica e metano è stata rilasciata nell'atmosfera marziana. Il ghiaccio che si scioglieva si trasformò in acqua, parte della quale iniziò ad evaporare, rilasciando vapore acqueo nell'atmosfera. Il risultato potrebbe essere stato un breve periodo climatico, molto caldo e particolarmente umido sul pianeta rosso. Quali effetti potrebbe aver portato questo periodo di clima caldo e umido? È certo che questo periodo sia continuato dopo l'alluvione simile allo tsunami, ma per quanto tempo non è chiaro. Tuttavia si può presumere che questo cambiamento climatico abbia avuto un impatto enorme. Si ipotizzano anche precipitazioni su tutto il pianeta. Un'indicazione di ciò si può trovare anche in altre aree, dove i depositi di sedimenti hanno mostrato che interi fiumi e laghi sono stati riempiti d'acqua dalle precipitazioni. L'emergere della vita avrebbe potuto avvenire molto facilmente in tali condizioni. L'acqua, le alte temperature e un'atmosfera altamente gassosa forniscono le condizioni perfette per la vita microbica. Prossime missioni su Marte per trovare la vita. Curiosity ha fatto molto per comprendere meglio la storia di Marte. L'esistenza dell'acqua sul pianeta, così come le perfette condizioni climatiche, rendono molto probabile la vita su Marte. Tuttavia, questo rover su Marte non è perfettamente attrezzato per trovare e rilevare la vita. La missione 2020 su Marte, in particolare, è progettata per favorire la ricerca della vita. Numerosi campioni di roccia verranno prelevati dal rover marziano Perseverance, atterrato nel febbraio 2021, e analizzati direttamente sul pianeta alieno. Tuttavia, poiché c'è sempre il rischio che l'attrezzatura contenga impurità minime che potrebbero falsificare i campioni e portare a interpretazioni errate, i ricercatori prevedono anche di inviare campioni di roccia sulla Terra. A tal fine, i campioni verrebbero riuniti e resi disponibili per essere raccolti. Una missione successiva avrà come obiettivo quello di prelevare questi campioni. Ma per farli ritornare sulla Terra occorrerà effettuare il primo lancio di un razzo da un pianeta alieno. Un calendario realistico suggerisce che non sarà fino al 2036 che i campioni arriveranno sulla Terra per essere analizzati. Fino ad allora, probabilmente dovremo essere pazienti e sperare in altri piccoli accenni di vita su Marte. Quindi, più di 4 miliardi di anni fa, ci fu una mega inondazione su Marte, innescata dall'impatto di una meteora. A causa di ciò, il clima è cambiato in modo massiccio e ci sono state forti piogge.
In un ambiente del genere è molto probabile che si sia formata almeno la vita microbica. Potrebbero forse essere emerse anche forme di vita evolute? Siamo curiosi di conoscere i risultati delle ulteriori indagini della NASA. Anche la minima prova delle più piccole forme di vita su Marte sarebbe un successo incredibile. Vita extraterrestre. L'umanità ha sognato questo per secoli, anche se di solito pensiamo alla vita batterica. Qual è la tua opinione? Credi nella vita su Marte? Consideri la mega alluvione su Marte una seria indicazione della possibilità di forme di vita microbiche? O pensi che stiamo sprecando troppi soldi esplorando pianeti alieni senza obiettivi di valore a breve termine in mente? Fatecelo sapere nei commenti, accogliamo con favore tutti i messaggi degli spettatori. Se il video ti è piaciuto, apprezzeremo anche un like.